Ma ciao ragazzi, come state? Spero bene. Oggi vi porto con me in palestra, un allenamento insieme ci sta. Faccio vedere un po' come lavoro, faccio vedere alcune parti degli allenamenti, fino ovviamente al montaggio della coreografia, quella vi lascio un po' con la curiosità. Questo ovviamente è un allenamento di freestyle classic slalom, io fo solo quello e ho già fatto, vedete le bilance lì per terra, ho già fatto presa a secco con un po' di bilance. Addominali, pipe, quindi squat con la gamba alzata, squat, salto con la corda, che bisogna sapere saltare la corda, ragazzi. Cioè, tanti bambini non sanno saltare la corda e questo è veramente grave. Comunque, te nel frattempo se sei iscritto al canale, vero? Mannaggia a te. È semplice, clicchi il tasto iscriviti e attiva la campanellina. Easy, 2 secondi per te e tanta soddisfazione invece per me. Gira la telecamera e faccio vedere un po' le peste, stanno scaldando i seduti ora. Ok, ecco qua le piccole pesti pronti a scaldare i seduti. Ok, molto bene. Ti devi alzare più velocemente, Rebe. Ok, facciamo tutti i seduti, eh. Ok, quindi anche le pipe. E devi guardare quando vai indietro. Capra, ciao. Molto bene, abbiamo anche buttato per terra Rebe, ma ci sta, dai, Rebecca è cadibile, sacrificabile, è un pezzo che possiamo cambiare velocemente. Molto bene. Ciao Rebe. Tutti seduti vuol dire che fanno parte anche le pipe, mi raccomando, eh. Anna, come va il vaccino? Qual è il braccio sto vaccinato? Che lo prendiamo un po' a botte. Qual è il braccio vaccinato? Molto bene. Torniamo a noi. Quindi, dai con questi seduti ancora, dai. No, io sono sempre in mezzo, ma ti hai detto che ci vedevi, no? Vai. Cioè, se non sai fare il corvi indietro, non è colpa mia, eh. Adesso stiamo facendo un po' la famiglia, altri sempre come riscaldamento in linea, e però ho chiesto una difficoltà in più. Cioè, avrei chiesto di collegarci in uscita sempre la punta, anche se vi riesce male dalla papera, da chi non sa fare anche la butterfly. Quando scrociate, andate a provare a stare in punta, è molto importante e divertente come cosa. Vedete, vediamo Matilde ce la fa? Non male Matilde. Ok, quella è sempre seduti Rebecca, ma non glielo diciamo, un corvo ingrato, che era anche quasi venuto però è seduti. Vai, punta, esatto, può diventare punta butterfly poi quella. Mi piace come. Ah no, comincia a farmi. Esatto. Benissimo, questa è una combinazione giusta, bravo. E adesso che stiamo facendo ancora un po' di riscaldamento con loro qua dietro, come potete vedere, vi faccio vedere con loro che sono arrivati in ritardo gli esercizi sulle bilance, quindi sfruttiamo loro e sono in ritardo perché hanno fatto il vaccino. Quindi giriamo la telecamera e vi mostro un po' il lavoro sulla bilancia. Allora sto provando, tipo Anna, a lavorare sia a stabilizzare, che dobbiamo fare questo momento qua, quindi stabilizzare, fai Anna. Ok? Hanno un po' questo lavoro qua, sia il backfront. Fai vedere un backfront, Anna. Vedete? Quindi posiziona il backfront e ruota. Ok, ora, siccome l'ho sollevato, ma non per colpo loro, ma per il vaccino, accelerate, fate un po' velocemente anche una sola serie, quindi un po' di squat, plank, salto con la corda, un solo giro. Ok, e poi mettete i pattini che facciamo veloce. Una cosa fondamentale anche per voi è l'utilizzo del tacco, eh. Cominciate a fare il tacco. Quello che sta provando a fare adesso Matilde è punta butterfly. Questo passaggio qua che è quasi entrato in realtà, eh. Fammi vedere come lo fai, lo vediamo insieme, dai. No, così è per morire male. Sì. Però lei lo fa ancora più figo perché lei fa proprio punta butterfly. No, vai doppie punte un attimo. Ora l'ha presa però. No. Metti doppie punte e poi vai in butterfly. Appoggi un attimo in doppie punte. Appoggia, gira. Oddio, è sempre storta, eh. Oh, giovani fanciulle, sta a lavorare, montate un po' di slalom, vai, cominciamo a scaldare gli slalom. Come possiamo vedere. Qui ora cominciamo il lavoro decente sulle punte in slalom, perché l'obiettivo nostro è di comunque far gare sui coni. 20, una sola serie. Poi pipe solo 6.
Quindi, come potete vedere, il nostro obiettivo è di riuscire a lavorare. Un'altra cosa importante che ho visto da Annalisa, che è un errore, sta proprio di come impostate la punta. Ovvero, quando imposto la punta, non andate forti, il vostro obiettivo non è farlo forte, ma farlo decentemente. Quindi inserisco lo slalom, a un certo punto alzo e vo su un piede solo. Farò 1, 2, 3, 4 coni poi. 4 coni buono, 6 coni ottimo. Tutta la fila, perfetto. Ok? Dai ragazze, via via via, grinta! Brava Alice! Brava Marta, buono. Cerca di sbarellare meno con le gambe però. Vai Marta, Matilde scusami. Bello, torna indietro però. Fatta una bellissima punta avanti. Ora il suo obiettivo è di riuscire a ruotare indietro. Perché? Perché ti blocca, si sblocca anche le 7 così. E spingi bene. Vai, ora il tuo obiettivo è provare a tornare. Per tornare indietro, Mati, ti prendi all'ultimo cono un altro cono, dove sono troppi. E devi riuscire a girare largo. Dove ti pare? Vai. Magari decentemente. Bellissima. Butta giù quel sedere, Anna. Giù, non su, butta giù quel sedere in ombra. Com'è andata? Una merda? Dai, piano. Dai, e grinta, su. 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 Vai. Vai. Torna indietro. Torna indietro, spingi la gamba. Spingi la gamba, ci sei quasi. Spingi, rientra in slalom. Rientra quasi. Brava, l'obiettivo è di riuscire a tornare bene. Se fai questo, già quasi fatte le 7. Ok? Non è proprio vero che se fai quello, fai le 7, ma noi glielo diciamo. Tanto è lontano, non sente, quindi top. Ciao Mati! Niente? Niente? Molto bene, vediamo cosa sta facendo Rebe. Giriamo e andiamo su un piccolo mostriciato. Oh, molto bene, ma... Backfront, fallo più pulito. E prova a tornare indietro, Rebe. Anche te, ok? Guarda che cosa viola. No, ma cosa veglia la ragazza? Sì, a parte di strada, cerca di farlo pulito però. Ok, ancora. Vio, anche se riduci il tecnico. Per questa volta io vi uccido. Ora devo bere, è il limone. Ma davvero? Pensa se metteva il pop di cacca. Dio lo sapeva. Cioè, pop up, pod. Cioè. Pod, i pod, scusate. Pop è più bello. No. È più bello, pop o pop? Pod. Addominali o pod? Pop. Vedi, mi piace. Mi piace questa qua. Dai, Rebe. Come vedete, alle mie spalle di là stanno saltando la corda. Ok. Vai. Vai. Dai, Rebe. Dai. Dai, questo è buono. Torna indietro. Questo è buono. Questo è buono. Ancora. Come vedete, alle mie spalle di là stanno saltando la corda. Ok. Vai. Vai. Dai Rebe, dai, dai questo è buono, torna indietro, questo è buono, questo è buono. Ancora. Vai. Vai. Dai, dai, dai. Su, non mollare, dai ancora. Andiamo Mati. Dai. Torna indietro. Vai. Vai. Stai sbracciando poco con le braccia, troppo la gamba. Usa il bacino. Devi muovere il bacino. Vai Rebe. Vai. 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 Rimettiti in brava, rimettiti corretta. Vai. Vai. Ci sei quasi, brava. Buono. Ce la fai a fare un altro?
Riposa un attimo, dai. Una piccola VF agli addominali, che brava, saluta. Che sei sconvolta, ma ti vaccino anche te. Tu devi fare il vaccino. Che è morto? Che è morto? Sei morta? No, ma hai visto il gioco scivolare? No, no, me lo sono perso, mi spiace. Bello! Beh. Sarebbe stato figo come cosa. Molto bene. Oh, addirittura? Mamma mia, mi dà un premio, Se riesco. Vai, Arta. Vai, dai, da. Ora. Puoi fare anche sul centro, perché se entrava tre non c'era più Honey. Vai, 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 bowling. Torna indietro, usa la gamba, usa le braccia. Che capre sei, vai Marta. Vai, 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 vai. Prova a tornare indietro, una serve, una chicken, non sbracciate. Ok. Vai Marta, piano. Vai Martina. Dai, 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 ne manca uno. Brava Marti, non male. Allora, Alessa qui dietro sta già montando il campo gara, eccola lì che sta montando il campo gara, e io ho la mia lì che sta finendo la memoria. Quindi ragazzi, questo video lo terminiamo qua, spero vi sia comunque fatto piacere questo micro video in cui vi ho portato da il riscaldamento fino a un po' di lavoro sul tecnico. Ovviamente abbiamo ancora tanto da fare, vedete per esempio un Viola che sta facendo dei movimenti di base, eccola qua, quindi sta provando cobra, sono movimenti che vanno fatti anche senza pattini per fluidificarli e per renderli molto meglio. Dopodiché mettono i pattini e vanno a fare le cose in quella palestra lì. Purtroppo questa superficie non è veramente idonea a pattinare, non tanto per le righe, anzi a me più difficoltà hanno sui pattini e meglio è, quando vai in gara sei avvantaggiato. Sono più che altro le colonne che mi danno un po' mettere i pattini, sono le colonne e non riesco a montare un vero campo gara, e questa è la cosa in più mi dispiace perché è storto, però per il resto ci arrangiamo. Molto bene, io ti ricordo di iscriverti al canale, attiva la campanella, lascia il video. Io spero di averti strappato una risata e aver passato con me questi 10 minuti. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!